La Cina continua i giochi di guerra. Alle 11 di questa mattina, ora locale, 9 navi e 26 caccia militari cinesi erano ancora nei dintorni di Taiwan, nonostante Pechino abbia dichiarato conclusi 3 giorni di esercitazioni militari, iniziate sabato attorno all'isola separatista dal 1949 che considera parte del proprio territorio nazionale. La Cina ha condotto simulazioni di blocco, accerchiamento e attacchi a Taiwan come risposta alle recenti visite e transiti negli Stati Uniti da parte della presidente taiwanese Tsai Ing-wen, la quale ha reagito condannando la Cina per il suo comportamento irresponsabile. Ing-wen ha anche sostenuto che le visite all'estero, comprese le tappe negli Stati Uniti, non sono nuove e sono ciò che la gente si aspetta. La Russia si è schierata al fianco della Cina. Abbiamo assistito a molteplici azioni provocatorie nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Cina ha il diritto sovrano di rispondere a queste azioni provocatorie, inclusa la conduzione di manovre militari in stretta conformità con il diritto internazionale. Il Giappone, vicino di casa, ha espresso preoccupazione per l'addestramento intimidatorio della Cina. Proprio oggi 18.000 soldati americani, filippini e australiani inizieranno esercitazioni militari in programma fino al 28 aprile nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Si tratta delle più grandi manovre militari condotte insieme da Washington e Manila.